Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo dalla cronaca giudiziaria. Quattro medici risultano indagati per il ricovero di Giovanni Manna. Ce ne occupiamo qualche tempo fa quando la madre denunciò ai nostri microfoni il caso. Ci dice di più Letizia Carrara in questo servizio. Sentiamo. Io dico che chi è che ha sbagliato deve pagare. Anche se non mi riporterà sicuramente mio figlio. Era stato un appello accorato, sconfortato, quello di Giusy Cici, madre del giovane metronotte Giovanni Manna, 29 anni, deceduto lo scorso 17 gennaio dopo diverse visite effettuate al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi, dove lavorava, e un ricovero all'ospedale Ferrarotto. Questa mattina, a due settimane dalle parole pronunciate dalla donna raccolte da TG News nei giorni della processione, dove in tanti si erano raccolti per ricordare Giovanni davanti l'edicola votiva di Sant'Aga di Via Dusmet, la procura di Catania ha fatto arrivare una avviso di garanzia per quattro medici in servizio quella sera al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Vecchio. Sono iscritti sul registro degli indagati per concorso in omicidio colposo. L'autopsia è stata eseguita solo ieri. Secondo l'accusa, i medici nel visitarlo non gli avrebbero diagnosticato un problema cardiaco. Nuovi sviluppi sul caso Loris. Risulterebbe indagato il nonno Andrea Stival. Domani intanto Veronica Panarello, la madre del piccolo trovato morto a Santa Croce Camerina, sarà nuovamente interrogata dagli inquirenti. Sentiamo Francesca Aglieri. Dalle nuove dichiarazioni di Veronica Panarello sulla morte del figlio Loris all'iscrizione nel registro degli indagati del nonno paterno Andrea Stival, il passo è breve. L'uomo, 53 anni, risulta indagato per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Ad ucciderlo è stato mio suocero perché eravamo amanti, e questo è il racconto di mamma Veronica ad una psicologa del carcere catanese di Piazza Lanza. Il colloquio risale al mese di gennaio e l'informativa adesso è entrata nelle carte del processo, ma le dichiarazioni sono finite subito in TV a quarto grado, creando il solito putiferio mediatico. Non è vero, sono solo bugie e fango, io sono come l'acqua cheta, dice il nonno Andrea Stival in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano La Sicilia. Il mio assistito, afferma invece il suo avvocato difensore, Francesco Biazzo, dal dicembre scorso non è stato più sentito dagli inquirenti e non ci risulta sia attualmente indagato. La Panarello verrà nuovamente interrogata dagli inquirenti, così come auspica il suo legale, Franco Villardita. Intanto, il padre del piccolo Loris, Davide Stival, attraverso l'avvocato Daniele Scrofani, fa sapere di attendere gli eventi. In tre hanno aggredito e rapinato il direttore del negozio di Catania, Bruno Euronics, in piazza Grenoble, che a piedi stava andando in banca a depositare l'incasso della settimana precedente. La polizia li ha fermati con l'accusa di rapina aggravata. Gli investigatori sono risaliti all'identità dei tre grazie all'analisi degli impianti di videosorveglianza presenti in piazza Grenoble. Ancora giorni difficili per la Technis di Catania, continuano a protestare i lavoratori. Intanto, dopo un incontro in prefettura che si è tenuto oggi a Catania, il prossimo 26 febbraio si terrà un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Sentiamo, a proposito della protesta, Rosario Portale della Filca CISL. Sentiamo. Sì, siamo fortemente preoccupati per come si sta evolvendo questa situazione. Il commissario e anche i vertici dell'azienda hanno ritirato l'articolo 182 a suo tempo depositato a dicembre, dove domani si doveva pronunciare il tribunale, cosa invece che è stato ritirato da parte dei vertici dell'azienda. Quindi questo ci porta in una situazione di confusione, in una situazione dove non vediamo prospettive da parte di questa azienda. Sono tante in Sicilia e non solo, anche nel resto d'Italia, le opere che sono in fase di realizzazione da parte di Technis. Vediamo quali sono nel servizio di Francesco Bianco. Completamento metropolitana di Catania, ospedale San Marco a San Giorgio, parte dell'autostrada Catania-Ragusa e anello ferroviario di Palermo. Sono queste tra le altre le maggiori opere infrastrutturali della Sicilia, messe seriamente a rischio dalla profonda crisi societaria della Technis, innescata dal terremoto giudiziario di fine estate, che ha investito i vertici dell'impresa con conseguente grave difficoltà per centinaia di lavoratori senza stipendio da mesi. La Technis rappresenta una ricchezza della Sicilia e di questo territorio. Solo a Catania ci sono 300 dipendenti più l'indotto. Abbiamo lavori pubblici importantissimi aperti dappertutto, da Catania a Palermo e in altri posti della Sicilia. Era anche
L'azienda doveva realizzare la nuova perla ionica, quindi oltre il pubblico. Quindi siamo di fronte a veramente una ricchezza di questo territorio che, se dovesse venir meno, produrrebbe un'ondata di piena sulla già disastrata economia catanese e siciliana in generale. E ci chiediamo, le opere pubbliche aperte, dalla metropolitana, dal tram di Palermo a Catania la metropolitana, all'ospedale San Marco, che fine farebbero? E questo è un problema gravissimo che ci sentiamo di sottoporre alle istituzioni. Rimane in alto mare la delibera per l'aumento dei ticket di sostare, la società partecipata del Comune di Catania che si occupa degli stalli a pagamento. La maggioranza è andata sotto, è stata fissata una capigruppo per dirimere il nodo che sta di fatto bloccando Palazzo degli Elefanti. Sentiamo. Delibera sostare ancora in alto mare, l'atto che dovrebbe ridare un contratto di servizio all'azienda che nell'ultimo esercizio ha un passivo di 300.000 euro, ha subito infatti un'altra battuta d'arresto in Consiglio Comunale. Articolo 4 e Catania 2.0 spingono per il sì, ma sinora i numeri non sono bastati per portare a casa il risultato sperato, mentre l'opposizione ha provato a dilatare i tempi inchiodando la maggioranza in aula. Nella delibera è previsto un adeguamento Istat della tariffazione oraria delle strisce blu, uno dei punti di maggiore scontro tra maggioranza e opposizione, ma è polemica anche sulle consulenze esterne, con un violento botta e risposta fra il presidente Sostare Cannavò e alcuni consiglieri comunali che ne chiedono le dimissioni. Sabato è in programma una capigruppo in cui sarà analizzato il nodo Sostare, che sta mandando in tilt l'aula di Palazzo degli Elefanti. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, noi ritorniamo domani, ma ovviamente continuate a seguirci attraverso i nostri giornali online di riferimento. Buon proseguimento. È arrivato il momento di dire no, i giornalisti devono metterci la faccia, così come in questo momento sto facendo io, la verità, e mettiamoci la faccia. Ciccio, sicuro non mi verrà, no?